Allora Salvatore, sembra troppo facile per dirlo, a centrocampo, il centrocampo sembra il settore nevralgico della serata, centrocampo nel quale Ancelotti ha compiuto dei giocatori della squadra di Ancelotti, comincia stasera un ciclo davvero importante per il Milan, mentre l'omaggio della nostra regia guidata da Angelo Carosi è andato su il romanista con il milanista con il maggior numero di presenze in Serie A. Calcio d'inizio battuto dal Parma, subito in avanti la squadra di Prandelli, ci gol in questo campionato, arrivo di tiro in porta al quinto minuto da parte del Parma. Dalle premesse davvero non ci sarà da annoiarsi stasera al Tardini. Mette giù Adriano, prova a fermarlo Maldini, difende benissimo il pallone Adriano, se ne va di forza e guadagna un calcio di punizione. Sono entrati contemporaneamente Pirlo e Ambrosini su Adriano. Eh beh, si è trascinato tutti, è lui lì, è difficile portare se non commetti fallo, riesce a tenere con le braccia molto larghe gli avversari lontani. È ripartito il Parma, il lancio di Barone per Adriano in posizione di ala destra, Adriano e Maldini, finisce giù il brasiliano e l'assistente Pisa Creta aveva segnalato la rimessa favorevole al Milan. Farina dice che è calcio di punizione in favore del Parma e quindi c'è stato fallo di Maldini su Adriano. Poi salta Gattuso, rinvia Barone, Adriano prova a fermare il pallone, Nesta con un'acrobazia gli concede solo una rimessa laterale. Beh, c'è da dire per quanto riguarda il brasiliano, ha avuto la grande soddisfazione nell'amichevole contro il Brasile di andare a sostituire proprio il giocatore come Ronaldo, ma parte la squadra di Prandelli. In questa occasione ha voluto mettere sulla parte sinistra, abbiamo intanto il contropiede del Parma. Adriano si è accorto che Ferrari non si è mosso, ha cercato di accentrarsi, ha allungato il passo e non poteva più calciare con prepotenza e con forza, però vedo che per un po' di volta. Qui c'è stato il mani di Adriano che però, eccolo qua, il mani di Adriano che però, secondo Farina, è stato trattenuto da Maldini. Per questo motivo calcio di punizione in favore del Parma, i milanisti volevano loro la punizione per il braccio. Ecco la protesta di Paolo Maldini per il braccio di Adriano. Fine del primo tempo. Ecco il cross di Bresciano, palla dentro, Adriano che calcia, respinta di Maldini, poi arriva Nesta. Adriano, sull'arrivo di Sergino, Adriano ha chiesto di Ambrosini e Gattuso perché giocano entrambi e c'è Rui Costa e Rivaldo in panchina proprio per dare più tono atletico al Milan, ma è il Parma che vince molti, secondo Ancelotti troppi, duelli fisici a centrocampo. Dal Milan con il risultato di regalare un pallone al Parma, lo ha giocato lungo Frea a cercare Adriano, sovrastato da Maldini, c'è fallo del brasiliano e calcio di punizione in favore del Milan. Non sono tanto i metri nei collegamenti finali il Milan. Sì, perché le accelerazioni qui mancano, lo si fa di più l'esigenze del tecnico, ci stanno anche loro. Adriano, Bresciano, poi rimpallo, la grande parata di Dida su Mutu, insiste nel suo attacco il regala il pallone a Mutu, Adriano, ancora Adriano, possiamo sapere cosa ha detto prima della partita Ancelotti. Qui c'è lo scatto di Adriano, di sicuro non è una stagione positiva per Shevchenko, ma seguiamo l'iniziativa di Adriano in mezzo a Nesta e Simic, se n'era andato di forza, c'è una trattenuta di Simic, calcio di punizione in favore del Parma. Simic protesta per un precedente sgomitare di Adriano che cercava, eccolo qua, di farsi largo tra i due milanisti. È impressionante come forza, dopo ovvio l'abbiamo visto la trattenuta di, qui tiene sempre lontano l'avversario ma qui non commette fallo, assolutamente questo non è fallo. Intanto Simic cerca subito di andare a fargli commettere fallo, qui è fallo. Inzaghi è stato perfetto perché Inzaghi ha visto il movimento sul secondo palo di Rivaldo, lui è andato a chiudere il primo spazio, però non era un passaggio difficilissimo. Poteva. Il secondo tempo attacca il Parma con Filippini, deviazione di Simic, poi Adriano in anticipo su Nesta, ancora Adriano prova ad andarsene in mezzo a tre avversari, buono il cross di Adriano. Ha respinto Costa, appunto la posizione regolare, mentre in guardate, precedenza Adriano fortunato, se n'era andato in mezzo a tre avversari. Eccolo qua il suo cross molto molto pericoloso, sì, per Dida. Valdo permette a Bonera di rilanciare verso Adriano, è intervenuto Costa Curta, adesso Maldini con Adriano. Adriano era riuscito a superare Maldini ma alle sue spalle è emerso un bravissimo Nesta. Il pallone sul fondo, ha già rimesso in gioco Sebastian Fre. Seguiamo questo corto, subentrato bravissimo Bresciano, poi Adriano, ancora Bresciano, tocco all'indietro per Junior, prova Junior il tiro in porta.
calcio di Junior. Adriano che fa la sponda, arriva Mutu, prova a saltare Nesta, chiusurini, il rinvio al volo di Cardone. Per me piacciono questi tipi di giocatori. Gattuso non è stato giù neanche, ha preso questa posizione fuori dalla linea. Allora diretto a Seedorf, lo difende il romeno, poi Barone, Junior. Comunque dopo un buon inizio del secondo tempo del Milan, veemente, dove ha avuto veramente due occasioni per poter andare in vantaggio, adesso il Parma ha ritrovato l'equilibrio, diciamo che non si è fatto più sorprendere fino a questo momento. Esagera, però sì. Qualità Junior. Se ne va benissimo, la palla è buona, ha saltato anche Gattuso Junior, arriva Ambrosini, di nuovo Junior, adesso Adriano, Nesta, Mutu, ancora Adriano, è finito a terra il romeno e adesso va giù anche Adriano, fermato da Alessandro Nesta. Qui protesta Simic in maniera molto molto vivace e qui c'è stato il fallo di Nesta. Eccolo, il prima l'intervento di Ambrosini su Mutu. C'era già fallo, poi c'era successo un po' di tutto. Ma tutto a favore del Parma, perché adesso sì, vedremo l'intervento di Nesta e il pallone molto lontano. Un braccio e poi calcia, trovando l'ottima risposta di Fre comunque a gioco fermo. C'è un'altra punizione, stavolta favorevole al Parma, e stiamo per entrare nel quarto d'ora finale. È partito Mutu, servito dalla Mouchy, in posizione di ala sinistra, insiste Mutu, è arrivato in area, mette dentro Adriano, rete, la palla in rete, Adriano alla Bettega, ha segnato Adriano, portando in vantaggio il Parma, 1-0, 32esimo del secondo tempo. Adriano ha fatto 13, esattamente come Mutu, su una progressione inarrestabile del romeno. Parma 1, Milan 0, strepitosa azione di Mutu, Adriano ha segnato con una finezza. Beh, una grande giocata, c'è da dire però che Mutu ci ha messo del suo nella sua posizione ideale, cioè sulla sinistra. Grande movimento, ma dicevamo prima, palla tra difensore, vediamo, posizione regolare tra difensore che era Maldini e portiere, non ci puoi arrivare, stavolta Dida non è riuscito a chiudere quello spazio, è arrivato Adriano che ha fatto una grandissima giocata e gol regolarissimo. Ecco, e bravo. Qui ricorda il famoso gol di Roberto Bettega al Milan, anche se c'è stata la deviazione di Dida, colpo di tacco, ci vuole anche un pizzico di incoscienza per segnare in quel modo. Sì, perché l'impatto poteva essere dal primato stabilito da Zola e Asprilla, che sono nella storia del Parma la migliore coppia gol di sempre con 28 reti. Abbiamo rivisto, felice di far segnare Adriano, felice di far segnare Mutu e viceversa. Sì, si calcoliamo che questo ragazzo deve 82 questo. Non soltanto il fuorigioco in linea non deve essere segnalato. Abbiamo adesso la punizione affidata ancora ad Adriano, calcio di punizione affidato al brasiliano Adriano, prova in porta, cercava la doppietta Adriano, palla sul fondo. Eh sì, ha cercato in questa casa. Dentro per Rivaldo, l'azione era stata iniziata da Inzaghi, ancora Rivaldo fermato da Junior con ottima scelta di tempo. È passato il primo dei 4 minuti di recupero, ne restano ancora 3, lancio di Junior, sta scattando Adriano, duello con Nesta, se ne va Adriano che ha travolto Nesta, al centro dell'area c'è Filippini, cross di Adriano, Filippini! Grande giocata di Adriano, prima di forza e poi di astuzia per servire Filippini. Eccola qua la parte finale della Sì, ma che piede sinistro, forza per prendere posizione e poi sul movimento ad accentrarsi di Filippini lo pesca in modo impeccabile. Poi Filippini, il testo non è. Per Thomasson è arrivato Ferrari in anticipo, sul rinvio salta Simic, pallone catturato da Adriano, prova di nuovo ad andarsene Adriano. Qui adesso proverà a difendere il pallone col fisico. Viste Ambrosini, alla fine il rinvio di Benarrivo è finita. Ha vinto il Parma con un gol decisivo di Adriano, il 13esimo del brasiliano in questo campionato. Gol partita di Adriano su ottima iniziativa di Adrian Mutu. La stiamo rivedendo, l'azione che ha deciso la partita al 31esimo del secondo tempo. Gran volata di Adriano. Scusate, di Adrian Mutu e gol di tacco di Adriano che ricorda Roberto Bettega. Dida arriva a toccare il pallone ma non ad evitare che Adriano mantenga la promessa. Ti farò gol, aveva detto Adriano al suo compagno di nazionale Dida. Adriano suggella una stagione davvero straordinaria, firma il gol che vale 3 punti e che vale per il Parma l'ingresso momentaneo in zona Champions League a quota 45 insieme alla Lazio. Il Milan rimane a... Ciao Lassogna. Eccomi qua, sono con il grande protagonista della serata. Adriano, hai battuto la Lazio, hai battuto il Milan e soprattutto la tua firma sulla possibile qualificazione, la possibile rincorsa alla Champions League. Sappiamo, tutta la squadra sappiamo che
questa non è la fine del campionato, abbiamo ancora sette gare per fare e adesso è cominciare di lunedì, dimenticare questa partita che ormai già è passata, lavorare sempre di più e tenere la concentrazione che viene essere la più cosa più importante per noi è mantenere la concentrazione. Tra l'altro avete battuto il Milan senza soffrire troppo, a parte un paio di occasioni nel secondo tempo di Inzaghi. Sì, abbiamo un po' di fortuna e questo che conta, abbiamo fatto una bella gara e abbiamo dimostrato che questa è una vera squadra. Cosa ti ha detto Sacchi tra primo e secondo tempo, visto che ti ha preso da parte e ti ha dato qualche consiglio? Beh, per tentare mantenere la palla il più possibile per fare il difensore respirare un po'. Grazie al grande protagonista della serata, linea Massimo Tecca.